Pronto! Mozzi! Ora tocca a te! Farai la stessa fine dei tuoi amici! Finirai come The Drown! Dai, basta, Lucas, andiamo di qui! Sì, sì, aspetta un momento. Ti dicono niente questi rumori? Ascoltali! I Doberman! Ti ricordi? Il tempo non ha cancellato nulla! Aspetta un po'! Devi capire! Ti dispiace farlo risentire quella voce? I Doberman! Ti ricordi? Il tempo non ha cancellato nulla! Devi capire chi ti colpirà! Bozzi! Spiego! Ripeto! Ti ricordi il giorno in cui sono arrivata a Roma? Io quella mattina stessa sono andata in farmacia, quella dove poi hanno ammazzato quell'uomo. Mi pare si chiamasse De Zan. È chiuso, mi dispiace. È chiuso. Vabbè, è chiaro che l'assassino t'ha preso di mira. Ha paura che tu lo possa riconoscere. Che genio. Fino a qui c'ero arrivata anch'io. Perché non l'hai detto subito? Ah, ma allora non scherzavi. Ma perché non ti sei rivolta alla polizia? Ma perché sarebbe stato inutile, Lucas. E poi io odio tutte quelle domande della polizia. Insomma, voglio fare come mi pare. Sì, sì. Certo che se le cose stanno così, l'assassino non ti molla, sei proprio nei guai. Oh, ma adesso nei guai ci sono anch'io. Ho capito, va bene. Allora me ne vado. Ma dai, fiatra, eh. Le scenate non ti si addicono. Piuttosto riascoltiamo questa roba, su. Ti rimane che attendere. Devi pagare. Non potrai sfuggire alla mia giustizia. Sono Smeralda, ti prego, ho bisogno di parlarti urgentemente. Smeralda. Chiamami subito, appena rientro. Non è la donna che hanno assassinato l'altra notte? Aspetta un momento. Ho l'impressione di averla già vista, fammi dare un'occhiata. Ma ne sei sicuro? È la prima volta che sento questo nome. Eh beh, è qui che l'avevo vista. Smeralda Messori. Non mi ero sbagliato, eh? C'eri anche tu. Ma sì, certo. Era con Bozzi sul pianerottolo. Aspetta. De Zan, Messori, Bozzi. Telefonate minacciose. Tentativo d'omicidio dell'unico testimone. No, 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 guarda, qui è meglio andare alla polizia. Ma perché? Perché? Come? Tu vedi l'assassino in farmacia e non dici niente. Tentano di ammazzarti in casa tua e non dici niente. Se incappi nella polizia, il minimo che ti capita è una denuncia per reticenza. Appunto. Siccome nei guai ci sono, ci rimango. Sì, ma ti scordi che stai rischiando la pelle. Io non so più cosa fare.